Gentilissimo dottor Luis Fernando Grial Minera, alcalde municipale della Municipalità de Quetzaltenango, egregio dottor Edoardo Pucci, ambasciatore d'Italia in Guatemala, consigliere e consiglieri comunali della Municipalità de Quetzaltenango, consigliere e consiglieri comunali della città di Torino, autorità torinesi e quetzalteche tutte, è con vero piacere che in questa storica aula apro le celebrazioni per il ventennale del gemellaggio tra Torino e Quetzaltenango, un'amicizia istituzionale tra le due città e tra le rispettive comunità che ben rappresenta il contributo che le municipalità, gli enti di governo più vicini ai cittadini e alle loro esigenze possono dare allo sviluppo del nostro pianeta. Ambiente, acqua, aria, cibo, suolo, cultura della legalità, coesione sociale. L'amministrazione partecipata e condivisa dei beni comuni è locale, ma l'efficacia della sua tutela è condizionata dal modo in cui i medesimi beni sono tutelati dalle comunità locali delle diverse parti del globo. Le grandi questioni globali, come i cambiamenti climatici e le migrazioni dei popoli, hanno un'immediata ricaduta locale e richiedono soluzioni locali. Vi è dunque una sorta di interindipendenza tra le comunità locali del pianeta. Ecco perché le amministrazioni locali come Torino si impegnano nel campo della cosiddetta cooperazione decentrata o territoriale, la quale va intesa come l'azione di cooperazione internazionale allo sviluppo, realizzata dalle regioni e dagli enti locali nell'ambito di relazioni di partenariato territoriale con istituzioni locali, per quanto possibile omologhe, dei paesi con i quali si coopera, finalizzata a uno sviluppo equo e sostenibile e a una cultura della pace, della giustizia, del dialogo e della pacificazione tra i popoli. Le ragioni dell'impegno di Torino in questa attività sta nell'aver intuito che agire localmente, pensando globalmente, non è solo l'espressione della solidarietà internazionale di una comunità territoriale con altre comunità, lontane geograficamente ma vicine quanto a problemi e risorse, ma costituisce l'unico approccio ragionevole per prendersi cura degli interessi pubblici locali. Ed ecco perché l'esempio della ventennale amicizia istituzionale tra Torino e Quetzaltenango. Il prototipo è l'emblema del contributo che la cooperazione decentrata e territoriale può dare a un cosviluppo sia locale che globale. Un elemento va evidenziato di questa esperienza di cooperazione. Anche in periodi di crisi economica, come quella che stiamo attraversando, la sinergia tra gli attori delle società civile torinese e quetzalteca, le istituzioni locali, le università, le scuole, le ONG, è riuscita a far massa critica e a portare avanti percorsi e progetti di solidarietà internazionale e di co-sviluppo in modo professionale e qualitativamente alto. Scusate, sono pertanto contento che questo rapporto tra le due città possa avere una continuità per dare ulteriori frutti. Grazie a tutti. Respetable licenciado. Respetable licenciado Luis de Salva, alcalde municipal de Quetzaltenango, señores miembros del Consejo Municipal, respetable Chiara Pendino, alcaldesa de Turín, miembros del Consejo Municipal de Turín, respetable doctor Eduardo Pucci, embajador de Italia en Guatemala, invitados presentes, tengan buenos días. Es para mí un gran gusto estar con ustedes esta mañana para saludar al Consejo Municipal de Turín en nombre de la Agencia Consular Italiana y la comunidad italiana en Quetzaltenango. A título personal es también un gusto porque yo soy de Turín. Una parte de mi familia es piemontesa y vive cerca de Turín. Celebrar un importante aniversario como este que certifica 20 años de relaciones y de proyectos entre las dos ciudades es recordar el camino que se ha recorrido, pero también es mirar al futuro. La celebración
della ventennale amicizia tra la città di Torino e la nostra città di Fagenango è per noi tutti motivo di orgoglio e allo stesso tempo di riflessione. Nel corso di recenti viaggi in Italia sono stato più volte ospite a Torino, mia città, e ho potuto notare con positiva sorpresa come e quanto la città sia cambiata negli ultimi 10 anni. L'impressione che ne ho riportato è quella di una città che ha saputo lanciarsi verso nuove sfide e raggiungere traguardi notevoli sul piano culturale, universitario, turistico, tecnologico e urbanistico. Tutti noi auspichiamo che questa celebrazione possa infondere nuovo entusiasmo al nostro gemellato. Le grandi risorse di Torino e la sua esperienza possono essere una fonte preziosa per quel rinnovamento che da tempo anche noi stiamo cercando di realizzare in questa bella città di Quetzaltenango. Con questo non mi riferisco a risorse economiche in termini di donazioni o finanziamenti, ma alle risorse umane che possono essere rese disponibili attraverso contatti per future collaborazioni in vari settori, a cominciare dall'università o dal settore medico, ospedaliero, per arrivare al settore dell'urbanistica, della viabilità, del decoro urbano e del restauro. Il Guatemala è ricco di risorse umane che hanno bisogno di essere attivate. La municipalità di Torino è direttamente impegnata in un progetto relativo alle acque, ma i contatti diretti in altri settori che la municipalità di Torino ci potrebbe fornire potrebbero porre le basi di una collaborazione attiva e proficua a più ampio raggio. Il nostro auspicio è di ricevere una serie di contatti in cui ci impegniamo dal seguito in prima persona per fare in modo che il gemellaggio riprenda vigore e persegua obiettivi concreti. Ringrazio fin d'ora per l'attenzione che ne sono certo vorrete riservare a questo nostro invito a collaborare allo sviluppo di Quetzaltenango. Grazie. Grazie. Buongiorno a voi, buon pomeriggio a noi. Grazie Presidente, grazie ai sindaci della città di Quetzaltenango e della città di Torino, gentile Consiglio Comunale della città di Quetzaltenango e gentili colleghi della città di Torino. Oggi, 20 anni dopo l'approvazione del gemellaggio tra le nostre due città, gemellaggio stipulato l'11 ottobre 1997, con l'ex sindaco Valentino Castellani che vedo in aula e che saluto, e con un bel po' di emozione entriamo all'interno dei nostri rispettivi consigli comunali. Sono circa 9.000 i chilometri che ci separano e grazie ai rispettivi uffici e alla tecnologia che ci supporta accorciamo le distanze tra le nostre città. Quando ho saputo dell'opportunità di un mio intervento in questo consesso, ho approfondito quelle che sono state le iniziative per il rafforzamento istituzionale tra le nostre città, ma anche tra le città e i partner. In questi 20 anni hanno cooperato con la città di Torino altri enti, come la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino, organizzazione no profit, SMAT, IMAX, per i rispettivi comuni si occupano della gestione delle acque. Le politiche sulla gestione delle risorse idriche e lo scambio di buone pratiche sono state l'argomento principe di questa rete istituzionale ed è, come noto a tutti, questo argomento è ancora oggi fortemente attuale, sia per quel che concerne la gestione, e questo Consiglio Comunale ha dato recentemente degli indirizzi alla Giunta, sia dal punto di vista delle disponibilità idriche, argomento che abbiamo affrontato la settimana scorsa all'interno della sesta commissione consigliare permanente. Le fondamenta di questi progetti che vengono portati avanti passando dai documenti approvati, dalle risorse economiche, dai tecnicismi, dalla burocrazia, dai dati e che sfociano nel coinvolgimento delle persone e del tessuto comunitario delle nostre città.
Grazie a questi progetti sono infatti molti gli studenti dell'Università degli Studi di Torino, nello specifico il Dipartimento di Scienze della Terra e il Dipartimento di Chimica, che hanno portato avanti i loro studi sull'assetto idrogeologico nell'area, appunto di Quetzaltenago, con la produzione di tesi di laurea e pubblicazioni che sono molto importanti a livello internazionale. I nostri studenti, i nostri concittadini corregionali, si sono recati di persona in Guatemala e hanno rappresentato la nostra città. Hanno vissuto lì e si sono sentiti parte di quella realtà. Così come hanno fatto i nostri uffici dell'area cooperazione internazionale pace, che ringrazio nella persona della dottoressa Bottiglieri e dei suoi colleghi, che mi hanno raccontato della calorosa accoglienza che hanno ricevuto e di quanto è stato loro consegnato un attestato di cittadino d'onore, da ricapitare anche a una delle nostre giovani studentesse che era ormai diventata parte della loro comunità. Per tutti questi motivi, e passo anche a illustrarvi un documento che successivamente il nostro Consiglio voterà e che è stato sottoscritto dall'Ufficio di Presidenza, ma da tutti i capigruppo della città di Torino, considerando che l'ultimo progetto in ordine di tempo è terminato nel maggio scorso, chiediamo alla nostra sindaca e alla giunta di fare in modo che possa proseguire la proficua collaborazione tra la città di Torino e la città di Quetzaltenango, insieme agli enti che hanno contribuito al consolidamento dei rapporti e dell'attuazione dei progetti. Appunto, documento che tra poco andrà in votazione e quindi chiedo a tutti i consiglieri di votarlo favorevolmente. Grazie. Honorable alcaldesa de la ciudad de Pin, Chiara Appendino, honorable alcalde municipal de Quetzaltenango, Luis Grijalva, honorable consejo municipal de Turín, honorable consejo municipal de Quetzaltenango, señor embajador de la República de Italia en Guatemala, Eduardo Pucci, cónsul honorario de Italia en Guatemala, señor Giovanni Gianello, Directo público presente, damas y caballeros. Italia es para nosotros una impresión magnífica en la historia del mundo. Así pasan en mi mente las figuras épicas de Rómulo y Remo, esos hermosos gemelos descendientes de Eneas, el príncipe de Dardania, amamantándose al pie de la loba Luperca. Y veo desde aquí el rapto de las Sabinas, como tantas cosas bellas que contara Plutarco, Polibio y Suetonio. Y así a través del tiempo, con los ojos de mi imaginación, veo al Dante Alighieri y su maestro, el poeta Virgilio, atravesando las moradas del inframundo de su Divina Comedia. A Julio César regresando triunfal de las Galias, a Marco Polo atravesando el mundo, y a Giuseppe Garibaldi cruzando los Alpes, a Nicolás Paganini sacando notas de fuego de su violín Stradivarius, y a Antonio Vivaldi ejecutando las cuatro estaciones. Nos extasían las obras de Miguel Ángel, su piedad y el juicio final, como nos deleita la novela La Seda, del turinense Alessandro Borico. Nos inspiran las reflexiones políticas de Norberto Bobbio, y como también, ¿por qué no decirlo?, nos emocionan los goles de la Juventus. Por estas y por muchas razones, celebrar los 20 años de hermanamiento entre nuestras ciudades es un hito histórico para nuestra vida y es a la vez una oportunidad de reiterar, confirmar y reforzar los lazos de amistad, comercio, solidaridad, ciencia, cooperación, cultura, aprecio y admiración recíprocos entre nuestros pueblos. Gratitud infinita a ustedes, pues gracias a vuestra oportuna intervención y cooperación,
se ha podido plasmar, se han podido plasmar varios proyectos en nuestra localidad, tales como el laboratorio de control de la calidad del agua, capacitaciones, asesorías, acompañamientos y equipamiento de diversos proyectos. Esto solo es el inicio. Sé que el futuro es nuestro y esperamos pronto consolidar más líneas de trabajo conjuntas, especialmente aquellas que impulsen el turismo, la conservación del medio ambiente y la cultura de nuestros pueblos, y que muy pronto se haga realidad el proyecto visionario de un gran italiano quetzalteco, Giovanni Gianello, como es la construcción del Paseo San Sebastián aquí en Quetzaltenango. En este contexto, me gustaría proponer concretamente, como una línea de trabajo, que se instituya una comunicación directa entre nuestra oficina de turismo y la oficina de turismo de Turín, entre nuestra Casa de la Cultura y los centros culturales turinenses, entre las diversas oficinas técnicas de nuestra municipalidad y las oficinas de la Municipalidad de Turín, lo que nos permitiría delegar capacidades y preparar el capital humano necesario para nuestro desarrollo institucional y local. ¡Que viva Turín, la primera capital de Italia! ¡Que viva Quetzaltenango, la capital del sexto estado de los Altos Centroamericanos! ¡Que viva la grandeza de vuestra cultura celta, romana y latina! ¡Que viva nuestra cultura maya, mestiza y latinoamericana! ¡Que vivan los 20 años de nuestro hermanamiento! Y que sobre nuestros pueblos abunden las bendiciones de la sábana santa que está en vuestra catedral de Turín y de San Juan Bautista, vuestro patrono, y que desde aquí abunden para ambos las bendiciones infinitas de nuestra Virgen del Rosario, patrona de nuestro pueblo. Gloria perenne a Turín, gloria eterna a Quetzaltenango. Muchas gracias. Estimado señor alcalde de la ciudad de Quetzaltenango, muy amable señor embajador Eduardo Pucci, estoy muy feliz de estar aquí hoy y de participar en la ceremonia del hermanamiento con la ciudad de Quetzaltenango, aprobada el día 13 de marzo de 1997, firmado por los alcaldes de las dos ciudades en Turín el día 11 de octubre de 1997. Firmaron el acto el alcalde de Turín, señor Valentino Castellani, y por la ciudad de Quetzaltenango, el señor Quemé, primer alcalde maya de Guatemala. Este hermanamiento fue propuesto por Rigoberta Menchutum, ciudadana honoraria de Turín, desde 1991, y premio Nobel de la Paz en 1991. La solidaridad y la amistad de las muchas iniciativas de solidaridad de la ciudad de Turín, una flor enriquecido por proyectos institucionales promovidos por los dos municipios juntos. Si esta asociación puede surgir hoy, es porque las raíces son profundas y se hunden en 20 años de promoción y desarrollo de las políticas de cooperación internacional y solidaridad de Turín. Incluso la misma calidad profesional de los funcionarios que trabajan en la Oficina de Cooperación Internacional PAS, la mejor y más competente oficina de toda la administración pública italiana, que fue instituida por voluntad del alcalde Chiamparino, que estableció una sesión especial dedicada a estos asuntos. Como resultado de las importantes decisiones de gestión tomadas por los dos únicos ejecutivos del antiguo sector de paz y cooperación internacional de la ciudad de Turín. En particular, quería destacar el perfil
del difunto señor Mauricio Baradello, que tanto creó en la formación y el crecimiento profesional de los recursos humanos de esta unidad. La visión internacionalista del alcalde Fassino completó y valoró este trabajo, y no fui por casualidad que la mayoría de los proyectos y la colaboración entre Turín y Quetzaltenango sean promovidos y finalizados durante los mandatos de los tres alcaldes que acabo de mencionar. Sin estos antecedentes, los excelentes resultados que se han obtenido en 2017 por esta administración pública no habrían sido posibles. Así que con gran satisfacción destaco con mucho placer la intención firme de esta administración de no perder esta riqueza acumulada con muchos esfuerzos comunes durante estos últimos 20 años. Y puedo hoy afirmar con orgullo que nosotros estamos listos para dar una nuestra nueva contribución para alimentar esta amistad histórica entre la nuestra ciudad de Turino y la querida ciudad de Quetzaltenango. Muchas gracias. Excelentísimo señor Luis Fernando Grijalva, alcalde de la Municipalidad de Quetzaltenango y mi amigo. Excelentísima señora Chiara Pendino, alcaldesa de la Municipalidad de Turín. Concejales y concejales municipales de la Municipalidad de Quetzaltenango y de la Municipalidad de Turín. Estimado cónsul honorario, señor Gianni Iannello. Es para mí un gran honor poder participar en este encuentro virtual para celebrar el vigésimo aniversario del hermanamiento entre Turín y Quetzaltenango. Sin dal mio arrivo in Guatemala, il console onorario italiano a Cela, Gianni Iannello, mi ha raccontato di questo forte legame di amicizia tra le due città che nacque nei primi anni 90 grazie all'idea visionaria della società civile torinese e del premio Nobel per la pace Rigoberta Menchú, figlia prediletta di questa meravigliosa terra, che si è poi rafforzato dopo la firma del gemellaggio nel 1997 con la realizzazione di progetti e attività di successo in importanti temi e settori come quello dell'acqua, della scienza, della cultura e della cooperazione universitaria. Quest'oggi, per merito della sindaca Appendino e del sindaco Grijalva, e degli sforzi compiuti dai loro collaboratori e consiglieri, e soprattutto dal console Iannello, che hanno sempre creduto in questa collaborazione, si può immaginare e sognare un nuovo rilancio dell'impegno di amicizia tra le due comunità e identità locali, che condividono molti punti in comune. Infatti, i due sindaci sono stati recentemente eletti grazie a programmi politici che hanno al primo posto l'impegno per il consolidamento di un'amministrazione della cosa pubblica che risponda al principio della trasparenza e che sia rispettosa del valore della legalità. I forti legami di amicizia tra queste due realtà confermano e aiutano a consolidare le ottime e costruttive relazioni tra i nostri due paesi, Italia e Guatemala. A questo proposito, nel corso dei quasi 18 mesi della mia missione diplomatica, ho potuto verificare sul terreno i settori nei quali l'Italia, ed in particolare le eccellenze del nostro sistema paese, stanno lavorando a fianco dell'autorità e del popolo guatemalteco per raggiungere risultati di reciproco beneficio e dove si possono creare altri settori, filoni di collaborazione mutua. L'Italia è e lo sarà in futuro assieme allo Stato guatemalteco per sostenerlo in alcuni grandi temi come la difesa dei diritti umani e la lotta alla corruzione, all'impunità e alle reti criminali, battaglia questa che rappresenta la base di un vero Stato di diritto. Saremo inoltre al fianco del Guatemala per promuovere attraverso la nostra cooperazione, sia pubblica che privata, alcuni settori quali la cultura e il turismo, l'agricoltura e l'energia, che sono le vere e imprescindibili colonne dello sviluppo sociale ed economico di un paese. Io credo, infine, che a partire dall'incontro di oggi, che Quetzaltenango e Torino,
potranno sviluppare altri campi di collaborazione, come già si sta facendo a livello istituzionale centrale tra i nostri due paesi, condividendo idee e esperienze di successo nella gestione delle cose comuni in settori quali, per esempio, quelli del turismo e della cultura, come diceva appunto il vice sindaco, che rappresentano il vero petrolio di qualunque società. Termino dicendo grazie, muchas gracias, viva Quetzaltenango, viva Turin e viva Italia, viva Guatemala. Gracias. Buonasera a tutti e a tutti, buonasera gentilissimo Fernando Grijalva Minera, caro ambasciatore Pucci, ringrazio ancora una volta per l'assidua collaborazione di questi ultimi anni nel mantenere vivi i contatti tra Torino e Quetzaltenango. Buongiorno e buonasera, anzi ormai ai nostri ospiti che ringrazio sempre per la vicinanza e per l'interesse che hanno nei rapporti tra le nostre due comunità. E buonasera per voi, buongiorno a tutti i consiglieri comunali della municipalità di Quetzaltenango. In questo mese, è stato detto già più volte, ricorre il ventennale del gemellaggio tra Torino e Quetzaltenango, approvato il 13 marzo del 97, firmato dai sindaci delle due città a Torino l'11 ottobre del 97. Ci tengo a salutare l'ex sindaco Castellani, che è qui presente con noi, lo ringrazio per la presenza. L'accordo impegna le nostre due municipalità ed i loro cittadini ad operare per il rafforzamento delle istituzioni locali ed il consolidamento del processo democratico, una sfida che forse oggi è ancora più difficile visto il clima in cui viviamo e che sta vivendo il nostro Paese. Il gemellaggio venne proposto da Rigoberta Menchutum, cittadina onoraria di Torino dal 91 e premio Nobel per la pace nel 92, dopo la firma degli accordi di pace del 96. È stato già detto, solidarietà e amicizia tra le due città, con l'apporto della presenza a Quetzaltenango delle associazioni no profit torinesi e il gemellaggio delle due regioni hanno contribuito e contribuiscono tuttora a giustificare la presenza di strette relazioni tra le nostre due comunità. In questi 20 anni io voglio ringraziarli tutti, sono stati diversi gli attori dei nostri due territori, che hanno collaborato in maniera differente, ma sempre significativa, alla realizzazione di numerose attività. E quindi li voglio ricordare. Gli uffici, che ringrazio, della nostre due municipalità, le ONG dei due territori, in particolare il consorzio di ONG torinesi formato da CIVS, CCM, Rete, MAIS, e le ONG guatemalteche, ECAO, MUNIC, AT, scusate la pronuncia, e IDEI. Gli enti erogatori di servizi pubblici essenziali, come la torinese SMAT e la Quetzalteca EMAX, gli Atenei, come la nostra Università degli Studi, in particolare il Dipartimento di Scienze della Terra e il Dipartimento di Chimica, e l'Università San Carlos de Guatemala, centro universitario d'Occidente. Le associazioni di solidarietà, come la guatemalteca Fundación Rigoberta Menchutum e il torinese Comitato di Solidarietà con il popolo guatemalteco, ai rappresentanti del quale mando il mio ringraziamento per avermi proposto di celebrare il ventennale del gemellaggio con questo Consiglio Comunale aperto. Gli enti pubblici del nostro territorio, come la Regione Piemonte e l'Ato 3, che spesso hanno cofinanziato i nostri progetti, e quelli guatemaltechi, come la Monocomunidad Metropoli de Los Altos. Tali attori, a diverso titolo e in diverso modo, hanno permesso di dare continuità alla collaborazione tra le nostre due città, come i principali progetti realizzati testimoniano. Dall'allestimento di un laboratorio chimico-biologico per l'acquedotto di Quetzaltenango, nato grazie alla collaborazione tra la nostra SMAT e la vostra EMAX, e tuttora funzionante, a 18 anni di distanza, che costituisce il primo laboratorio di analisi delle acque a controllo pubblico di tutto Centro America, di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, fino al progetto di pianificazione di una rete di monitoraggio per la protezione delle risorse idriche sotterranee dell'area di Quetzaltenango e passando attraverso il sostegno a progetti di ONG e società civile in materia di diritti, lotta all'impunità, alta formazione, sviluppo locale integrato. Mettendo in fila queste progettualità, mi sembra che siano due le considerazioni che possono essere fatte, una di ordine metodologico e una di ordine contenutistico. Dal punto di vista metodologico, la collaborazione di questi 20 anni evidenzia come i diversi progetti, per quanto importanti e rilevanti, rappresentino tappe importanti di un processo istituzionale più ampio, che ha visto la collaborazione di istituzioni, associazioni di cittadini, accademie, scuole, enti profit e no profit. In altre parole, non si è trattato solo di cooperazione interistituzionale o non governativa, ma di amicizia profonda e collaborazione tra due comunità territoriali in tutte le loro dimensioni e articolazioni. Ed è questo incontro strutturato e continuato tra comunità che è stato realizzato, vissuto anticipato dal gemellaggio tra Torino e Quetzaltenango, realizzando appieno uno degli obiettivi chiave della cooperazione decentrata o territoriale,
se tutti questi soggetti non avessero fatto la propria parte, se tutti questi soggetti non avessero creduto in questa nostra amicizia, oggi questo non sarebbe possibile. Sotto profilo invece contenutistico balza agli occhi un fil rouge che attraversa questa storia ventennale, ovvero la centralità per entrambe le nostre comunità dell'acqua, intesa come bene comune e diritto fondamentale, e del servizio pubblico di gestione delle risorse idriche, inteso come lo strumento che permette alla civica amministrazione di rendere effettivo tale diritto. Questo interesse comune può essere ulteriormente coltivato ed allargato, ed è in tal senso che confermo l'interesse della civica amministrazione torinese con la sua comunità territoriale a continuare a cooperare con Quetzaltenango sul governo pubblico dei beni comuni, su quelli, sia quelli materiali come acqua, consumo zero di suolo, governo del territorio, protezione dell'ambiente, accesso al cibo, promozione di una mobilità leggera e sostenibile, sia quelli immateriali come accoglienza, coesione sociale, dialogo intergenerazionale, una grande sfida anche questa di oggi, cultura, cultura digitale, cultura della legalità, democrazia partecipativa, economia solidale. Caro signor Sindaco, con la speranza di poterla conoscere anche personalmente, mi permetta di ringraziarla per questo primo incontro che definirei un incontro virtuale e di augurare prosperità alla sua comunità, alla sua città e benessere alla sua cittadinanza che le rappresenta. Grazie a tutte e a tutti di essere qui oggi e grazie soprattutto per quello che faremo tutti insieme nei prossimi mesi, nei prossimi anni per le nostre comunità. Excelentísima señora Chiara Pendino, alcaldesa municipal de Turín, Italia. Excelentísimo embajador de Italia en Guatemala, señor Eduardo Pucci, a quien reitero mi agradecimiento por acompañarnos este día. Distinguido cónsul honorario de Italia en Quetzaltenango, Gianni Gianello. Honorable Consejo Municipal de Turín, Italia. Honorable Consejo Municipal de Quetzaltenango. Autoridades de la ciudad de Turín, Italia, y medios de comunicación que nos acompañan. Buonasera. Hoy, la tecnología nos permite de tenerci en contacto para poder celebrar un giorno così importante. El 20º aniversario del Gemalayo de condividiano tra nostre città. Crediamo profondamente que los cambios de conoscenze tra città sorelle produca solidarietà e contribuisca alla ricchezza di soluzioni simili per problemi comuni. Nuestro hermanamiento fue impulsado por nuestra Premio Nobel de la Paz, Roberta Menchú Tung, la cual por temas de agenda no nos acompaña este día. Fue en marzo de 1997 que fue aprobado este hermanamiento y firmado en la ciudad de Turín el 11 de octubre del año de 1997. Los hermanamientos nacen con el deseo no solo de abrirse al exterior, sino como formas de cooperación, intercambios culturales y lazos perdurables de amistad. Es fundamental el poder fortalecer aún más la hermandad que tenemos con Turín, hoy por día, podemos decir que el hermanamiento que tiene Quetzaltenango con ustedes es uno de los más firmes y que celebramos sin importar la distancia, idioma y cultura. Los sectores económicos, científicos, culturales, administrativos, institucionales, buscamos que este hermanamiento continúe fehaciendo acrecentando el interés bilateral para poder intercambiar conocimientos entre ambas ciudades con acciones más concretas de corto, mediano y largo plazo. Es importante que como ciudades hermanas edifiquemos una democracia representativa y sobre todo participativa y que continuemos apoyándonos mutuamente. La Municipalidad de Quetzaltenango tiene la firme convicción de trabajar conjuntamente con su ciudad y provocar cambios tangibles, no solo para la población quetzalteca, sino también para la población turinesa. Es importante acordar
y recordar el apoyo entre ambas ciudades, no solo en la colaboración entre ONGs turinesas y Quetzaltenango, sino además con el apoyo que recibimos de entidades públicas como la SMAT turinesa, que ayudó en temas de agua a nuestra empresa municipal de aguas de Xelajú. Asimismo, en el sector académico, la colaboración que tuvo la Universidad de Estudi con la Universidad de San Carlos de Guatemala, con nuestro Centro Universitario de Occidente. Aprovecho la oportunidad para hablar sobre tres ejes importantes que debemos de retomar de este hermanamiento. Uno, el apoyo interinstitucional. Dos, el apoyo cultural. Y tres, el científico. Trabajando estos ejes, podemos ir construyendo nuevos proyectos de beneficio para nuestras comunidades. Deseo expresarles que estamos trabajando fuertemente en pro de un gobierno abierto que nos conduzca a una total transparencia en beneficio de todos los ciudadanos, para lo cual también estamos interesados que nos acompañe y compartan con su experiencia. El poder realizar esta videoconferencia nos invita a conocer y tener un mayor acercamiento entre los consejos municipales de ambas ciudades, los cuales pueden tener mayor comunicación para poder trabajar proyectos futuros. Como ocurre en las relaciones fraternales entre personas, los hermanamientos entre ciudades se consolidan gracias a las experiencias compartidas y nuestro hermanamiento cada día se fortalece aún más. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a visitar nuestra ciudad. Sería un verdadero placer tenerlos aquí entre nosotros. No me queda más que agradecer el poder compartir este enlace con ustedes. Espero vengan otros 20 años más, así como nuevos proyectos. Un abrazo fraternal para nuestra hermana ciudad de Turín. Gracias y que Dios les bendiga. Bene, grazie a tutti e tutte, è stato un immenso piacere e vi salutiamo di cuore.